Quest'anno siamo per la terza volta al forum come ospedale Galliera e abbiamo presentato l'aggiornamento del nostro grande progetto che è la realizzazione del nuovo ospedale, nonché tutta una serie di progettualità organizzative e gestionali e in particolar modo significativo devo dire la realtà del NISAN, un network italiano sanitario per la gestione dei costi standard che vede oggi ben 16 realtà a livello nazionale con una dimensione appunto altamente significativa. Parliamo di circa 800.000 ricoveri, oltre 40 milioni di prestazioni ambulatoriali. Il lavoro che questo network sta facendo è particolarmente significativo, tant'è che si sta espandendo sempre di più su tutto il territorio nazionale. Come dicevo, eravamo appena in 4 l'anno scorso di questi tempi e adesso siamo 16 aziende con una distribuzione su 8 regioni a livello appunto nazionale. L'altro grande progetto, come dicevo, è la realizzazione del nuovo ospedale Galliera, ospedale peraltro che vede nella giornata di ieri proprio la consegna del progetto preliminare, quindi l'attivazione delle procedure successive di realizzative, ma che vede un ospedale altamente innovativo sotto il punto di vista sia strutturale ma soprattutto della conduzione energetica per l'impatto, bassissimo impatto che ha dal punto di vista dell'inquinamento e quindi del rispetto ecologico, considerando che si tratta di un ospedale inserito in un ambiente altamente residenziale come appunto il quartiere Carignano di Genova. E siamo quindi appunto particolarmente contenti di essere per il terzo anno consecutivo qui al Forum e poterci confrontare con tante altre realtà di tutta Italia in progetti significativi appunto come la realizzazione di un ospedale nuovo, moderno, efficiente ma anche molto rispettoso delle condizioni urbane, quindi dell'impatto ecologico.